Paolo Briguglia, Albifest, raccontaci un po' l'impressione e presentaci quello che porti come attore qua. Io sono qui da poche ore, quindi insomma non ho il tasto, come si dice, la temperatura del festival, però visto che c'è moltissima partecipazione, un sacco di gente, di ragazzi, le proiezioni sono tutte piene. Oggi abbiamo avuto l'incontro alla Feltrinelli e c'erano un bel po' di persone molto curiose, hanno fatto delle domande, insomma. E qua porto la mia persona, la mia esperienza di attore, non ho dei film che vengono presentati qua al festival. Mi ha invitato Franco Montini un po' per parlare del mestiere dell'attore, incontrare il pubblico, e domani c'è una conferenza proprio sul mestiere dell'attore come punto di forza del cinema italiano. Dice sempre Franco Montini che mai come in questo momento c'è una generazione giovane di attori italiani molto bravi e molto preparati, e sono d'accordo, e vediamo insomma come va questo incontro domani. Però l'impressione è molto positiva, insomma. E poi io sono del sud, è sempre bello trovarsi in un posto del sud con questo calore. Prossimi lavori in preparazione? Abbiamo in uscita un film di Rocco Papaleo, la sua opera prima, una commedia molto divertente che si chiama Basilicata Coast to Coast, che uscirà in primavera, che è un film tra l'altro dove c'è moltissima musica e dove io ho anche cantato due canzoni, quindi insomma sarò molto curioso di vedere che effetto farà sul pubblico. Aspettiamo di vedere.